Appare un quadro nuovo di Caravaggio, un Ecce Homo, esce un mio libro che racconta la storia, proviamo a raccontare chi è Caravaggio, prima di spiegare perché questa è un'opera che cambia il discorso e il racconto della vita di Caravaggio. Intanto quello che sappiamo è che nasce a Milano e che per 3 secoli è dimenticato, è guardato con grande ammirazione al suo tempo, ma poi la Chiesa vede che lui rappresenta soggetti negativi, prostitute, bari, zingari, un mondo che non indica nessuna luce, non indica nessun esempio e quindi diventa un pittore maledetto. E dal 1650 al 1951, quando sarà fatta una grande mostra a Milano, Caravaggio esce dall'orizzonte, esce dai radar. Quando appare però è una grande rivoluzione, perché si vede l'inventore di una pittura nuova, la pittura della realtà e perfino l'inventore della fotografia. Le sue prime opere, quando lui da Milano, per ragioni misteriose, forse perché aveva ucciso qualcuno, scappa a Roma e a Roma trova la sua città, vive una condizione simile a quella di un grande personaggio del nostro tempo, del Novecento, che è Pasolini, il quale per aver avuto un processo in cui è uscito assolto, era indicato come un crimine di seduzione di ragazzi, di suoi allievi, un crimine legato all'omosessualità, ma viene comunque scagionato, ma il Partito Comunista lo caccia e lui è costretto con la madre a scappare a Roma. Insomma, una vita parallela a quella di Caravaggio. Caravaggio da Milano, lui dal Friuli, arrivano a Roma e trovano una città aperta, una città in cui tutto può essere fatto, in cui non c'è il pettegolezzo e il disprezzo delle persone che vivono la loro vita semplice e ritengono quello che ha fatto Pasolini inaccettabile. E forse una cosa analoga è quella che ha spinto Caravaggio ad arrivare e a trovarsi in una città aperta, in cui non deve dipingere pale d'altare, santi, madonne, cristi o potenti, ma incontra dei ragazzi di strada. Incontra questo ragazzo col cesto di frutta, che è un ragazzo che ci parla, ha una sua identità, ma non è un potente, è un ragazzo qualunque, bello. E lui lo dipinge con un cesto in mano, per dire questo cesto richiede lo stesso impegno di dipingere un volto. Questa è la realtà, non fare gerarchia, dipingere una mela, dipingere l'uva, dipingere il cesto come se fosse un uomo dotato di anima. E questo ragazzo vi offre la frutta, ma sembra quasi dire vi offro anche me stesso, sono in vendita, è un piccolo ragazzo di strada. Ora, è talmente forte questa immagine, sia nell'importanza della natura morta, sia nella espressività del volto, che ha qualcosa di parlante, di vivo, e lo capisce prima di un critico un fotografo che arriva a Taormina come un mondo pagano che è quello dove si può essere liberi, lui può parlare con i ragazzini, cercare di comprarli, e sono i figli di marinai, figli di pescatori, figli di... ed eccoli qua. E lui è il primo che, avendo visto le opere di Caravaggio, le riproduce in fotografia con la stessa aria, come vedete, ambigua, ammiccante, seduttiva di questo ragazzo, che assomiglia a quello che avete visto di Caravaggio, e anche lui con una natura morta in mano. Ma se passiamo poi, abbiamo accennato a Pasolini, quando si fa la prima mostra a Milano nel 1951 e si scopre Caravaggio, contemporaneamente Pasolini sta scrivendo Ragazzi di vita, ecco i ragazzi di vita, ecco Ninetto Davoli, che è una reincarnazione del ragazzo del cesto di frutta. Serve per raccontare la vita delle borgate, per raccontare tutto meno che il potere, per raccontare la verità di quella vita, il neorealismo, pittura della realtà, neorealismo, ma anche fotografia. Perché insieme ai soggetti che rientrano in questo mondo di ragazzi di vita, vediamo i musici, lo vedete qui, che è un dipinto in cui 4-5 ragazzi stanno insieme in una specie di ammucchiata, un dipinto in cui si vedono questi ragazzi, uno sembra Fabrizio Corona, quell'altro ha l'aria di un ragazzo che sembra in qualche modo dire sono qua, siamo disponibili, siamo a disposizione, non sono musici, sono ragazzi che vivono una assoluta libertà, senza morale, senza... E questo che vedete in primo piano con i capelli tirati indietro, con l'aria, sembra lo stesso che verrà rappresentato da Caravaggio nel Fanciullo Morso dal Ramarro. Il Fanciullo Morso dal Ramarro è in posa, ma improvvisamente accade che una lucertola gli morde un dito e lui reagisce
Ecco perché possiamo dire che Caravaggio inventa la fotografia, perché non è soltanto un personaggio realistico, atteggiato, con l'aria e vedete la rosa nelle orecchie per essere gradevole e piacente, ma diventa sgradevole perché si scompone, perché ha sentito la puntura, ha sentito... E allora Caravaggio ha un'intuizione senza precedenti, fa un fermo immagine. Invece di dire rimettiti in posa, stai composto, mettiti a posto, ripetitela, no, gli dice... Non gli dice nulla, blocca l'immagine, nella mente la ricorda e in 20 giorni o un mese dipinge la prima fotografia della storia, che è quella in cui vediamo il momento decisivo, l'hic et nunc, il momento preciso in cui la lucertola sta mordendo il dito e lui muove la mano. Ecco, si è accorto che la realtà ha una velocità che nessuno può seguire e la pittura si adatta a quella velocità e rappresenta il momento in cui il fanciullo è morso dal ramarro e ha questa smorfia. È un'opera impressionante. Questa è la novità di Caravaggio, quella che vedremo in tutta la sua opera, ma che qui dà il primo esempio di avere in modo assolutamente imprevedibile inventato quello che la fotografia farà, cioè di rappresentare il momento in cui accade qualcosa, non una persona in posa, non il ritratto. In questo caso poi c'è il doppio elemento di novità, che è un ragazzo qualunque, un ragazzo di strada, è un ragazzo che non ha storia, ha un suo volto, un suo carattere, e però quello che gli interessa è il momento in cui lui sente il dolore e si muove. Nessun pittore aveva mai dipinto un'opera di questo genere, che è fuori da ogni regola, ma che è proprio la misura di Caravaggio, essere fuori dalle regole, rappresentare la realtà, rappresentare il vero pittore della realtà, inventore della fotografia. Caravaggio è il primo pittore della realtà, è il primo che si mette davanti a quello che accade e lo rappresenta. Con ciò, come abbiamo ricordato, può essere detto l'inventore della fotografia, ma non è una battuta, è che la fotografia cambia il mondo, documenta il mondo, ci lascia la testimonianza di un momento che è vissuto e poi non c'è più, ma testimonia storia e vita privata. Da quando esiste la fotografia la nostra vita è cambiata, perché sappiamo quello che è accaduto altrove non attraverso un racconto, non attraverso una narrazione, ma attraverso la visione di quello che è accaduto. E poi il cinema. Caravaggio intuisce sia la fotografia sia il cinema. Cosa se non un documentario, un docufilm di quel momento in cui Cristo va a cercare i suoi apostoli, è un'opera come questa. In una chiesa, la chiesa di San Luigi dei Francesi, alla fine del Cinquecento, diventato famoso per aver fotografato ragazzi di strada in un modo talmente straordinario che non se l'hanno mai visti prima, il ragazzo del cesto di frutta, i bari, un mondo che diventa protagonista senza avere nessuna autorità, quindi fa saltare l'autorità, la gerarchia, la chiesa, il potere. E qui, in un'osteria, vedete i muri con l'intonaco sciupato, vedete i vetri sporchi, entra una persona, uno qualunque, tra l'altro non è neppure al centro, è Cristo, e con lui c'è Pietro. Certo, qualcuno gli ha detto metti una piccola aureola per far capire che è Cristo, perché non se ne vede neanche il corpo, si vede metà del volto perché la faccia è in ombra, e la mano indica qualcuno, chiede qualcosa, parla, è come se ci fosse il sonoro, perché sta dicendo tu, vieni con me, e sta indicando Matteo. E voi qua vedete che dall'altra parte uno reagisce, e quello che dice ma parli con me, vuoi me, è questo. Gli altri personaggi sono tutti importanti, è sempre essenziale, sintetico Caravaggio, perché c'è una specie di uomo di scorta che si gira e dice ma chi sono questi due che entrano all'improvviso, tra l'altro vestiti con abiti fuori del tempo, mentre gli altri sono in abiti contemporanei, abiti alla moda, sono vestiti come gli uomini della fine del Cinquecento. E due di loro sono del tutto distratti, non sono consapevoli, non capiscono nulla, sono gli indifferenti, non capiscono che è entrato Dio in quella locanda, in quel luogo, in quell'osteria. Mentre uno solo, oltre a Matteo, ha la luce del volto perché è illuminato, è il ragazzino, il nipote forse di Matteo, come il bambino che vede che l'imperatore è nudo. Ora, vedere questo racconto, la vocazione di Matteo, ci mette davanti a un mondo nuovo. Mai nella storia dell'arte era stato fatto un racconto così veridico, così realistico, la fotografia di quel momento. E ancor più lo vediamo guardando il manifesto di questa pittura della realtà, che è San Paolo che cade da cavallo.
Si era mai visto un cavallo protagonista? Voi entrate in chiesa, Santa Maria del Popolo, vedete sull'altare una pala con un'assunta, è un dipinto di Annibale Carracci, molto bello, molto ideale, ma poi guardate a sinistra, vi pare di essere in una stalla, perché l'uomo è stato risarcionato, ha perso potere, ha perso dominio, il cavallo sta sopra di lui, può scalciarlo e lui alza le mani cercando aiuto in un cielo che non c'è, non c'è Dio che lo aiuta, c'è il cavallo che è la realtà brutta che lo domina. Ora, un'immagine come questa è un fermo immagine, è una fotografia esattamente come la più famosa fotografia del Novecento, del 1936, Il miliziano morente di Robert Capa. Guardate, guardate l'incredibile somiglianza. È chiaro che siamo in un contesto diverso, ma quel soldato non è più a sparare, è neanche già morto, sta morendo, sta cadendo, gli cade il fucile e il braccio si apre, è quel momento decisivo, quell'attimo, quello che si può dire in latino hic et nunc, qui e ora, quel momento, non ce n'è un altro, solo la fotografia può fermarlo e Caravaggio ha inventato la fotografia. Questa straordinaria intuizione lo fa essere il pittore che chiama un mondo a arrivare a Roma per vedere quello che lui ha fatto, dal nord, dalla Spagna, dalla Germania, da qualunque luogo, dalla Francia, arrivano per vedere Caravaggio, per vedere questo straordinario inventore di un mondo nuovo. E lui ha un potere che dai primi dipinti in cui rappresentava ragazzi di vita, ragazzi di strada, lo porta a essere chiamato nelle più importanti chiese, a Sant'Agostino, a Santa Maria del Popolo, a San Luigi dei Francesi. E finalmente anche lo chiama qualcuno per far arrivare un dipinto a Palermo. Lui non va a Palermo, lo manda e il dipinto è questo, è un dipinto straordinario in cui si vede l'angelo che arriva in una situazione anche questa di grande povertà. La Madonna è seduta per terra col bambino nella paglia, San Lorenzo, l'oratorio di San Lorenzo, contempla e dall'altra parte San Giuseppe, anzi San Francesco, e San Giuseppe come David Bowie, con i capelli corti, bianchi, di spalle, biondo bianchi, con i collan. Una figura straordinaria e soprattutto l'invenzione di un momento che non ha nulla di solenne, non c'è Dio, gli angeli, nulla, ci sono soltanto i pastori e i santi che guardano questa storia che è una storia di povertà. Ma la cosa più incredibile di questo dipinto è l'avventura che nel 1969 lo porta a essere rubato, forse dalla mafia, e mai più ritrovato. È il dipinto che rappresenta la balena bianca dei carabinieri, del mondo dell'arte, di chi vorrebbe trovarlo, e è perduto. Oggi in quell'oratorio c'è una buona riproduzione che documenta quest'opera del momento più solare in cui tutto il mondo viene a Roma o chiede opere sue. Questa che vedete poco dopo è invece l'opera con cui comincia la crisi che lo porterà a diventare un uomo diverso. È una morte della Vergine montata in uno studio con un grande panneggio, come vedete, quindi con un teatro e con degli apostoli che sono dei mendicanti, dei clochard, delle persone di strada che vengono chiamate a recitare la parte degli apostoli. Il popolo protagonista e la Madonna è una prostituta negata nel Tevere con la pancia piena d'acqua, i piedi scalzi e la sua compagna che piange, meravigliosa la figura di questa figura che sembra la Maddalena ai piedi di Cristo, invece è una prostituta come l'immagine che lui sceglie per la Madonna. Naturalmente lo scandalo è straordinario, la Chiesa non vuole questo quadro, lo respinge e comincia un tormento interiore in Caravaggio che lo porterà a diventare un altro uomo, un uomo che ha avuto grande successo ma che fa un errore e non è il solo errore, ne farà un altro, quello che lo porterà alla dannazione, e da questo momento Caravaggio diventerà un altro. Lo vediamo continuando questo racconto. In una rissa a Roma Caravaggio uccide un uomo, si chiama Tommassoni, hanno rivalità di varia natura e Caravaggio va oltre la misura e da lì comincia la sua dannazione. Era iniziata con una pala d'altare, una morte della Vergine respinta, una crisi, che era una crisi nella ricerca. Un artista ha un incidente di percorso, ma lui aveva incidenti di vita, esattamente come Pasolini, aveva una doppia vita. L'abbiamo accennato che Pasolini segue Caravaggio e rappresenta nei suoi film ragazzi di vita che sono come i ragazzi dipinti da Caravaggio appena arrivato a Roma, il Bacco malato, il ragazzo del cesto di frutta, il fanciullo morso dal ramarro, e quei personaggi ritornano nella seconda metà del Novecento nei film e nei libri di Pasolini,
a documentare una affinità profonda, che è anche affinità di comportamenti, perché entrambi moriranno in modo disperato, probabilmente ucciso anche Caravaggio, certamente ucciso Pasolini, e questa vita maledetta, scellerata, è quella che porta l'incidente per cui Caravaggio è costretto a scappare da Roma perché è inseguito dalle guardie pontificie che vogliono arrestare l'assassino. Diventa un assassino. Quindi il chiaro e scuro che è nella sua pittura diventa chiaro e scuro nella sua vita. E così come allora questo episodio gli trasformò anche il carattere, lo fece diventare un altro uomo, qualcosa è accaduto qualche mese fa, per cui la storia di Caravaggio va raccontata di nuovo. Appare un dipinto sconosciuto, appare a Madrid, a un'asta, il 25 marzo di quest'anno. Io lo vedo, mi accorgo che è un dipinto inquietante e potente, che non è stato compreso e attribuito a un allievo di Caravaggio ed è messo all'asta per poche centinaia di euro. Naturalmente io ho un'eccitazione a vedere questo dipinto, che è proprio quello del momento della crisi, in cui lui rappresenta una umanità in cui dolore e violenza prevalgono su qualunque idea di bene. Ma anche altri conoscitori, storici dell'arte, antiquari, arrivano, fanno offerte, finché la casa d'aste ritira il dipinto perché ci sono troppe offerte e quindi evidentemente il dipinto non è quella povera cosa che si pensava, ma è quello che ho pensato io. E l'8 aprile scrivo un articolo in cui dico: c'è un Caravaggio nuovo. Da quel momento inizio a scrivere il libro Ecce Caravaggio, che non è soltanto la rivelazione di un'opera nuova, sulla quale peraltro c'è un consenso universale. Non era mai capitato che all'apparizione di un dipinto sconosciuto tutta la critica fosse concorde, attraverso una comunicazione oggi agevolata non solo da giornali, televisioni, internet, ma proprio da un sito in cui tutti i critici d'arte dicono le loro opinioni. E nel libro Ecce Caravaggio io racconto questa storia avventurosa, questo giallo della scoperta, e come la critica all'unisono abbia detto: questo è Caravaggio. Ma guardandolo e cercando di capire perché un'opera come questa, per uno che conosce l'arte, appare immediatamente di Caravaggio, vedete come c'è una verità dolente, cruda. C'è un personaggio sgradevole con questa barba gigantesca, nera, con il volto truce, che è Pilato, che sta dicendo: ecco il vostro re, ecco ai giudei. E il Cristo appare nella sua assoluta purezza interiore, ma ferito, colpito, ammaccato, con la corona di spine. E dietro c'è un soldato, uno sgherro, che cerca di mettergli il manto addosso per coprirlo, in un gesto comunque che è di obbedienza a Pilato. E nel suo volto, vedete, un volto che è diviso fra luce e ombra, c'è un taglio di luce che fa vedere un occhio e l'altro nell'ombra, sembra dubitare di quello che sta facendo, sembra capire che la persona, questa luce che emana Cristo, è la luce di qualcosa di più grande. Ma tutto questo in una sintesi straordinaria, con un parapetto semplicissimo che vedete lì come un binario, in cui tutto accade nella realtà che ci è messa davanti. Ecco il pittore della realtà, ecco la fotografia di quel momento, ecco di essere noi, essere lì, hic et nunc, ad assistere alla presentazione di Cristo irriso all'inizio della sua passione. Ora, il dipinto è così importante perché c'è un testo, lo vedete qua, un testo di mano di Caravaggio, un suo autografo, in cui scrive: io, Michelangelo da Caravaggio, mi obbligo a dipingere per Massimo Massimi, a Palazzo Massimo. C'è un archivio dentro cui è stato trovato questo documento che indica un Ecce Homo. È una gara a cui il signor Massimo chiama Caravaggio e si dichiara pronto a dipingere l'opera che avete visto, o comunque un'opera affine, e contemporaneamente Massimo chiede a un altro pittore, che si chiama Cigoli, Ludovico Cardi detto Cigoli, di fare un Ecce Homo. Vedete come questo Ecce Homo è molto più atteggiato, è come una scena teatrale. C'è il Cristo elegante, il panneggio ampio che cade su un parapetto di un palazzo, c'è Pilato con il suo turbante, c'è uno scherano, anche lui però molto atteggiato. Siamo a teatro, siamo alla ricostruzione dell'Ecce Homo fatta a teatro.
Se tornate a vedere il dipinto di Caravaggio, vedete che c'è invece un impeto, un'irruenza, un'immediatezza che è proprio quella forza di rappresentare la realtà così com'è. Davanti al dipinto di Caravaggio ogni altro impallidisce. Infatti il grande studioso che ha riscoperto Caravaggio, Roberto Longhi, aveva proposto, in assenza del quadro originale, di attribuire a Caravaggio un altro dipinto, che è quello che sta a Genova, ed è un dipinto in cui il corpo di Cristo appare molto più purificato, aristocratico, come il volto, il Pilato sembra una caricatura, e dall'altra parte l'unica figura forte caravaggesca è il carnefice. Ma è evidente che un quadro come questo ha una fragilità di composizione, non ha quella irruenza per essere ritenuto di Caravaggio, e quindi esce di scena. Il momento in cui Caravaggio dipinge è quello in cui lui sente il senso di colpa per aver ucciso, capisce che ha sbagliato, scappa e va a Pagliano, dove dipinge una cena in Emmaus molto importante, che ha la stessa situazione. Questa è quella, la prima che ha fatto, la vedete, in cui c'è un personaggio che sembra Vissani, ma tutto è festoso, è una festa. Guardate l'altra, è quella invece più drammatica, che ha lo stesso clima della situazione psicologica di cui ci parla Lecce Homo. Questo è Caravaggio in questo momento, il Caravaggio di una grande crisi, che ha capito di aver fatto un errore, che sente la colpa e quindi scappa e andrà a Napoli, andrà in Sicilia, lo ritroveremo alla prossima puntata. Il momento in cui Caravaggio dipinge Lecce Homo, questo dipinto che è apparso improvvisamente a Madrid e sul quale io ho scritto un racconto, la storia straordinaria di un'apparizione, è il momento in cui lui vive un trauma per aver ucciso un uomo e sta scappando. Prima va a Pagliano, nel feudo dei Colonna, dipinge una cena in Emmaus tutta in chiaroscuro, con il senso di un'ombra che prevale sulla luce, e poco dopo, arrivando a Napoli, dipinge questa flagellazione. La flagellazione, che è dipinta per la chiesa di San Domenico, mostra un corpo di Cristo che è molto simile a quello dell'Ecce Homo, e anche i carnefici con i volti in ombra, con una violenza nel loro corpo, nella loro energia brutale, e anche in controluce, in primo piano, quello che sta legando le gambe a Cristo. È lo stesso clima, è il momento in cui quell'uomo che aveva avuto successo, che aveva avuto trionfi, che aveva dipinto quadri straordinari con una grande vitalità e una grande energia e una grande novità, vive il trauma di aver compiuto una cosa imperdonabile, di aver ucciso. E quindi ovunque si vede l'ombra, si vede il senso di un tormento, di una colpa che si affaccia in tutte le sue rappresentazioni negli ultimi 4 anni di vita, dal 1606 al 1610. E così come quel dipinto, che quella flagellazione che avete visto, forse l'opera più importante che lui fa a Napoli, che sono le opere di misericordia, in cui 7 episodi delle opere di misericordia sono tutti messi insieme in un solo spazio, come in un basso napoletano maleodorante, sporco, con queste persone che si muovono in una, come dire, corpo a corpo, quasi come accade nel grande movimento di una città straordinaria come Napoli. E appare dal cielo anche la Madonna, che dovrebbe aiutare gli uomini, ma sta nascosta, si ripara dietro le ali dell'angelo, perché non può fare niente, l'umanità si salva da sola. Questo ci racconta Caravaggio. Ognuno, la donna dà il latte al carcerato, il morto viene portato fuori, assistito lì dove c'è quello con quella lucerna che porta luce, e poi qui c'è l'altro che sta aiutando un povero a terra. Quindi l'attività di aiuto dell'uomo all'uomo, questa potenza formidabile dell'umanità, non ha bisogno di Dio. Caravaggio sembra quasi essere ateo, pensare che Dio è un'ipotesi, che Dio è una finzione, che Dio è un'invenzione. Questo dipinto lo dimostra, ma ancor più in un altro dipinto, che è purtroppo poi finito in America, è esportato abusivamente, ma questa è una storia diversa, è un giallo diverso da quello del dipinto rubato a Palermo, la negazione di Pietro, in cui vedete lo stesso clima dell'Ecce Homo, 3 figure soltanto, ombre, volti minacciosi, questo Pietro che è un rustico, che nega Cristo, dice io non so chi sia, la donna in luce che dice lui dovrebbe conoscerlo, il soldato di cui si vede soltanto l'elmo, un dipinto formidabile, anche qui con lo stesso ritmo, questa forza di tensione fra il bene e il male che avete visto, e possiamo rivederlo nella
Lecce Homo è la stessa epoca, probabilmente, la stessa tensione, la stessa forza che attraversa, ecco, lo vedete, qui abbiamo Pilato, Lecce Homo, Cristo e dietro il soldato. Nell'altro dipinto avete il soldato, la negazione di Pietro, Pietro, il ritmo è lo stesso, sono opere molto sintetiche, molto intense, molto tormentate, e questo capolavoro che oggi è al Metropolitan è una delle scoperte importanti fatte negli anni scorsi, dopo la scoperta di Caravaggio nel 1951. Sono le opere tarde, come questo Davide e Golia, un altro capolavoro del dubbio, del tormento, del male e del bene, il bene e il male, la luce e l'ombra, ma incredibilmente il pittore decide di rappresentarsi non in Davide, cioè l'eroe, ma nel cattivo che è Golia. Quello è l'ultimo autoritratto di Caravaggio, vedete con la bocca digrignante, il sangue che gli scende dal collo, la ferita sulla fronte, è un volto vivo di chi sta parlando dalla disperazione. Lui sceglie di rappresentare se stesso nel cattivo, non nel buono. Il buono poi è buono fino a un certo punto, perché qui si rappresenta veramente il transfert del suo assassinio, perché Davide è un assassino, Davide ha ucciso, Davide uccide in nome del bene, ma uccide, ed è il primo Davide che noi vediamo rappresentato nella storia dell'arte che ha il volto attraversato dal dubbio, un po' come il soldato nella Ecce Homo, è una figura, è un giovane, è bello, ma un'ombra gli attraversa il volto che è come il dolore per aver compiuto qualcosa che non era necessario, o forse era necessario, ma che era una violenza che lui ha fatto a un altro uomo. Vedete la figura là dietro, ha il volto attraversato dall'ombra, come quello del Davide, che è un giovane che ha ucciso e che sembra come pentirsi di quello che ha fatto. Mai un dipinto in cui il bene trionfa sul male vede il pittore che sceglie di stare dalla parte del male e dà all'eroe la dimensione di un uomo turbato, di un uomo che ha la coscienza di aver fatto un errore, di aver ucciso. E questa è la forza straordinaria di Caravaggio, nel ribaltare i luoghi comuni, nel rovesciare il senso delle storie, nel rappresentare un Davide disperato e non trionfante. Ha vinto, ma soffre per quello che ha fatto. E così vale per la Maddalena, l'immagine nella quale lui, sono tante le versioni che si conoscono, lui rappresenta la donna che ha amato Cristo nel momento in cui Cristo è lontano e lei è riversa in questa immagine che anticipa quella di Bernini, che molti ricordano, la Santa Teresa trafitta dall'angelo, ma che sembra avere un orgasmo, andare in estasi. Questa è un'estasi del dolore, tormentata, di lei che si abbandona su una roccia pensando a quello che ha perduto, con una nostalgia profonda e il desiderio di essere ancora vicina a Cristo che non c'è più. E il volto è attraversato dall'ombra, il tormento del dolore prevale in questo dipinto ed è sempre il momento in cui Caravaggio vive il trauma della sua vita scellerata e le azioni che ha sbagliato. Così in questa Salomè, un altro dipinto scoperto in anni abbastanza recenti, in cui si vedono sempre le tre persone, si vede come il Battista sembra parlare benché abbia la testa tagliata, e il Carnefice è brutto, ha quel volto di chi sta facendo un crimine contro l'umanità, e intorno addirittura la donna che è Salomè non guarda, non vuole sapere quello che ha voluto. Ha chiesto lei a Erode la testa del Battista, però quando arriva lei guarda dall'altra parte, è una cosa che non la riguarda. Ha l'aria di una donna che ha una potente violenza interiore, nessuna dolcezza, soltanto la conquista di quello che ha chiesto per vendicarsi di Giovanni Battista, che l'ha insultata, che ha insultato la madre, anzi, perché Salomè danza per la madre e chiede la testa del Battista a Erode. Un quadro come questo ha la stessa tragica intensità dell'Ecce Homo che abbiamo scoperto e per cui stiamo raccontando di nuovo la storia di Caravaggio. Caravaggio scappa, scappa, scappa anche da se stesso. Arriva finalmente a Malta. E lì per un momento ha un ritorno di forza, perché viene riconosciuto come il grande pittore leggendario di Roma, non si sa che ha ucciso, e gli commissionano alla Valletta questo capolavoro, il quadro più grande che ha fatto, che è ancora una volta un'azione di violenza, è la Decollazione del Battista, che è raccontata in maniera straordinaria, teatrale. Si vede il carcere da cui è stato fatto uscire per giustiziarlo,
Giovanni Battista con i due spettatori che guardano contenti che tocchi a lui, e davanti a questo portone del carcere si vede il capitano che ordina che l'assassino, il sicario, il boia, tagli la testa, e sta per accadere, anzi vedete che ha il coltello, gli ha appena dato un colpo al collo, il collo è staccato, esce sangue, in quel sangue incredibilmente, con una forza simbolica straordinaria, Michelangelo scrive il suo nome, Michelangelo. L'unica firma che abbiamo di Michelangelo, oltre ai documenti, è quella dentro il sangue della testa di... E intanto arriva la donna, che è probabilmente la stessa Salomè, che accoglie la testa, sta per accogliere, tutto con una lentezza come un documentario in cui si racconta tutto, la situazione, lo spazio, il carcere, e con un rallentì formidabile il momento in cui l'esecutore, è come se ci fosse proprio una espressione tipica della cinematografia, cioè rallentare l'immagine, aspettare che si stacchi la testa per metterla nel desco e portarla al tavolo alla madre Erodiade, che aspetta la sua vendetta con la testa del Battista. Ma la potenza di questo racconto è di un uomo che è tornato grande, che fa un capolavoro a Malta, però arriva la notizia che è un assassino, quindi lo arrestano, scappa dal carcere, scappa, arriva in Sicilia, e in Sicilia l'uomo che aveva ritrovato la sua forza, era diventato cavaliere di Malta, aveva ritrovato l'onore, sperando di poter tornare finalmente a Roma, che è il luogo della sua vita, in Sicilia dipinge la più grande natività che sia mai stata concepita, questa che vedete. È la natività in cui non c'è nulla che dà il senso di potere. Il bambino sta tenuto stretto dalla madre nel freddo, lei seduta nel fango con un po' di paglia, ci sono, qua si vedono poco, poche cose, un po' di pane, ma soprattutto come mendicanti, come personaggi fuori da ogni società, i pastori che arrivano e si inchinano, ma il loro inchinarsi non è un inchinarsi al potere, è un inchinarsi al destino della vita, in una capanna con le assi dissestate, dentro cui piove, sconnesse, il senso di una miseria totale. Nessuno ha mai dipinto la natività come questa, ma un seguace di Caravaggio che arriva a Roma per vederlo, per incontrarlo, non riesce perché Caravaggio è scappato, ha ucciso un uomo, è scappato, e rimangono le sue opere. Una di queste, La morte della Vergine, lui l'acquista per il Duca di Mantova, e però non riesce a incontrarlo, però se l'immagina dai suoi dipinti e vuole ripeterlo. E dipinge anche lui nello stesso anno, 1609, l'anno prima della morte di Caravaggio, dipinge la sua natività. La dipinge per mandarla a Fermo dai filippini, ed è convinto di fare un dipinto caravaggesco. È un quadro meraviglioso, ma è un quadro con effetti speciali. Quest'opera è Rubens. Rubens può guardare Caravaggio, può misurarsi con lui, non ha la purezza, la semplicità che avete visto o riguardiamo nell'attività di Caravaggio. Caravaggio è insuperabile in questa capacità di raccontare una storia semplice di un bambino che nasce nella povertà, circondato da poveri pastori. E poi, oltre a questo capolavoro, e forse un attimo prima, l'opera prima che lui dipinge in Sicilia è Il seppellimento di Santa Lucia, il suo quadro più tragico e terribile. Lo vedete qua. Vedete che la parte non dipinta, la parte di queste rocce, che sono poi la cava, le latomie di Siracusa, dove è ambientato il seppellimento, ha uno spazio più ampio di quello delle figure. E le figure sono in realtà due carnefici, personaggi sempre violenti che stanno brutalizzando questa povera santa, questa povera donna, e seppellendola, confondendola con la terra. Intorno, impotenti, anche il sacerdote. Intanto si vede l'autoritratto di Caravaggio in quella figura che guarda come da un'altra parte, il giovane impotente, non sanno come reagire alla forza del male. Questo dipinto è il male, e il male rappresentato con una pittura che non c'è, con una pittura informale, con qualcosa che sembra anticipare, come il corpo di lei sembra presagire la tragedia della morte di Pasolini, di cui abbiamo parlato. Lo vediamo in questa immagine in cui si vede il corpo di Pasolini appena ucciso, straziato, con intorno i personaggi in una posizione incredibilmente simile a quella del dipinto di Caravaggio, che ha rappresentato il luogo del delitto, la realtà. Ecco perché è fotografo, ecco perché nessuno rappresenta la realtà come lui. E sul fondo ha immaginato la forza dell'ombra, un luogo
dove non c'è luce, anzi possiamo vedere una ricostruzione che io ho fatto montando un dipinto di Burri, l'artista che ha inventato un grande cretto a Gibellina, che è questo che vedete, che è come la memoria di una città che è stata distrutta dal terremoto. E questa forza è tale per cui non è pittura, è rappresentazione della verità del dolore, del dramma. E se guardiamo la composizione che io ho fatto del seppellimento di Santa Lucia, ci rendiamo conto di come Caravaggio avesse anticipato anche Burri. Il fondo qui è rappresentato da un ferro di Burri attraversato dal rosso che sembra sangue. Sembra far parte della stessa composizione, perché è una pittura senza forma, è una pittura in cui domina il niente, domina la forza negativa, che è quella che Caravaggio ha intuito e che apre la strada anche a un artista come Burri. Ecco perché è così vivo e così moderno Caravaggio. È un dipinto di Burri, anzi è un'opera informale anche questa, in cui noi sentiamo il peso di quella roccia che schiaccia le figure. Ecco, nessuno è stato moderno e presente vivo come Caravaggio, che è capace di tenere in sé Pasolini e Burri. Il seppellimento di Santa Lucia ne è la dimostrazione.